Handle Information Technology, per le nostre città. Comunemente si declina Smart City, in realtà mi piace molto chiamarla città intelligente, città delle persone, città dove l'Information Technology ci dà una straordinaria opportunità di emergere, di poter competere, di poter creare delle comunità più forti. Cosa serve? Serve tanta consapevolezza. Non serve semplicemente lo smartphone alla moda oppure un po' di gadget elettronici o parlare di open data. Ciò di cui oggi abbiamo bisogno è la consapevolezza, consapevolezza diffusa dal sindaco al presidente di Confindustria fino all'ultimo cittadino. Cioè abbiamo bisogno di mettere insieme comunità, io insisto molto attorno al tema di comunità, oggi è di nuovo il momento delle comunità. In fin dei conti, cos'è il web se non una grande comunità, se non uno straordinario strumento che ci dà l'opportunità di mettere insieme conoscenze e competenze? Ecco, questo è il taglio che a me piacerebbe le amministrazioni assumessero quando parliamo di Smart City. L'online può andare straordinariamente d'accordo con l'artigianato, perché permette, se usato bene, se usato con criterio, di comunicare il proprio territorio anche molto lontano dai confini. Permette di arrivare su mercati che oggi sono, per gli artigiani, ma in generale per il nostro paese, mercati interessanti, perché non conoscono quella fase di stanca, di crisi, di paura verso i consumi, che attualmente contraddistingue la nostra economia. 2.0, l'online, i social network possono consentire questo, cioè possono consentire di creare una grande curiosità verso territori che magari sono molto lontani dai mercati di riferimento. Di nuovo, molto si può fare, molto si può raggiungere lavorandoci. Confartigianato si sta attrezzando da questo punto di vista, abbiamo dato vita ad un portale nazionale per gli artigiani, per l'e-commerce degli artigiani, che mette un elemento che sino ad oggi è stato poco considerato, non abbastanza considerato, cioè il racconto di quella che è l'impresa artigiana, di quella che è l'esperienza artigiana, di quella che è il territorio da cui l'impresa e il prodotto provengono, di quella che è la cultura, di quella che è di nuovo l'esperienza. E poi è possibile attraverso online non solo vendere il prodotto, ma di nuovo vendere il territorio, per cui nel momento in cui io propongo un'esperienza, se sono in grado di proporla come si deve, sarò anche in grado probabilmente di attrarre turisti, di attrarre persone o quantomeno di fare sì che si compri non solo un prodotto, ma se ne comprino altri, sempre dello stesso territorio, perché quel territorio, quell'esperienza, quella cultura riescono in tempi molto rapidi e a costi molto inferiori che nel mondo analogico a diventare oggetto di curiosità anche in mercati nuovi molto lontani.